pensato, vabbè, ma che devo pensare? Dico solo due parole che mi escono dal cuore. Settimana terribile, terribile veramente, da mercoledì scorso, e poi ci sono stati pure i morti che abbiamo onorato, ma i migliori morti veramente di chi li è, di chi li è e nel sangue. E di... perché da mercoledì scorso con l'Atalanta, tu mo sei, non so come state messi, ma tu sei direttore del Corriere dello Sport, non della Gazzetta, perché la Gazzetta dello Sport è tutto a posto. Tu sei del Corriere, proprio rivale, quindi possiamo anche dirle le cose. Ma tu guarda, fa solo con lui, c'è così. Allora, io devo dire che... allora, dopo dichiarerò che, insomma, ci sono anche le nostre colpe, abbiamo meritato di perdere a Roma, però è pure vero che una settimana, fra il rigore su Llorente, tutti si... Io poi una cosa volevo chiedere a Nicchi. Nicchi ci sta guardando, secondo te? Sarà in Danic proprio là. Allora, signor Nicchi, volevo dire, perché Urach e Gallagon è diverso l'Urach e Killa dei Delict? Cioè, Urach, cioè, Urach spagnolo è diverso l'Urach olandese? Cioè, capo c'è stato pure... Hai visto? È stato Terzo Reich. Terzo e Mario Rui. Cioè, è stata una settimana veramente condizionata di Reich. E io però stasera siamo qui. Allora, questa è la serata decisiva. Infatti abbiamo chiamato pure Enrico Fedele per mettere veramente pace in questa situazione. Allora, io... Ancelotti ci sto guardando? Sta guardando. Ok. Allora, carissimo Gallo, io ti voglio dire una cosa, perché siamo tutti compagni, siamo tutti amici e siamo tutti tifosi del Napoli. Perché io vince o perde, sono sempre tifoso l'una, non è che cagna. Io ho sempre il cuore azzurro. Allora, volevo dire anche a voi, ma verso che ora, in quale periodo si può fare una mezza critica a Ancelotti? Cioè, mo tutto che l'ha vinciuto, non si può mai riuscire niente di più. Cioè, mo ha vinciuto e sta là così pure... Ma ci vinciuto... Allora, secondo me, Carlo, non ti fa... anche a te non deve andare bene. Noi dobbiamo poter criticare anche un po' Carlo Ancelotti. Perché pare, faccia caso, pure voi, pure chi... Allora, tutti voi, pure voi opinionisti, anche Mario Sconcetti, che a volte mi sconcetta con questo atteggiamento. Ancelotti, però ha perso Ancelotti, però comunque ha perso buio. C'è stata una bella sconfitta, comunque... A pensare ad soddisfazione, una sconfitta di qualità, non la sconfitta di Sarri, che era più a Cafone, era più a Tamar, la sconfitta di Ancelotti. Ancelotti pure si perde a Fontana casa, ma l'idraulica dice: ah, che bella Fontana persa, tenita a casa. Cioè, non è possibile, così non facciamo onore all'allenatore grande. Mister, io quando hai vinto a Madrid, cioè, noi, tu hai vinto per tutto quanto. Cazzo, mettere una scopa. Allora, ha vinto a Madrid, ne abbiamo festeggiato la settimana. Ha vinto. Allora, tra l'altro non ha nemmeno a Roma, è stato squalificato. Che c'era? Perché, è stato squalificato perché hanno fatto pure il ricorso, rifiutato per colpa di De Laurentiis. Lo vogliamo dire, denunciamo le cose, questa trasmissione. Allora, perché la verità è che lui è andato in tribunale, ha detto a De Laurentiis: se non ti preoccupare, ti porto il migliore avvocato possibile, ti porto il principe del foro. E sento, vabbè, porto il principe del foro. Ancelotti era convinto che era un grande avvocato, che invece ha portato il principe del foro un gommista per sparagnare. Ah, certo, a un pezzo o sabato mattina sei pure un tribunale chiuso, ma ero voi. Ha allenato Davide Ancelotti. Davide Ancelotti, che devo dire, non aspettava lui, cioè diceva: eppure è venuto il mio momento, mi sembra che me lo merito. Comunque ho fatto il secondo da molte parti, è venuto un momento di fu primo. Ha detto: vicino, padre, non ti preoccupare, mo becchi. Ha detto: ma sei sicuro? Stai in mano a me, io devo fare, io metto in campo tutte le idee nostre, che i quattro non hanno capito niente. Cioè, mettiamo una prima a destra, poi a sinistra, uno in me, c'è la manzalla lì, ma fa così, non ti preoccupare. Io ti chiamo con padre buono, papà, sto allenando, non mi chiamare, infatti. L'ha chiamato la mia segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica del figlio di Ancelotti. Si chiamava così, non so come sia. Io non posso rispondervi perché sto allenando. Vi richiamerò subito dopo la sconfitta. Perché si ci sapeva. Perché tra l'altro ha litigato con tutti. Ha litigato con tutti. Cioè, è venuto un momento, un guaglione. Si è voluto. È venuto un momento che non sapeva più. Se ha cominciato a litigare, ha cacciato Achille Sky, a Ugolini, hanno fatto Davide contro Ugolini, cioè, è stata una cosa terribile.
Di Maranzo, di Maranzo. A un certo punto non si è capito. Quando è entrato Lozano, lì ha dato delle indicazioni. Ha detto, Lozano, parlamici tra me e te. O pallone è cosa tu. Tu, vammi su, dai delle indicazioni. È entrato Perotti di là. Tu vai vicino a Fabio Ruiz, che è il nostro numero 8. E tu fai 8 per 8. E si è fatto 64. Comunque, si è imbrugliato tutto. Allora, alla fine abbiamo perso una partita meritatamente. Devo dire che abbiamo pure siamo stati pure sfortunati. Chissà chi li parete con un babbone mai niente. Cioè, non va bene niente. Due pali in da sensazione. Cioè, ma tu ti tendi. Ma Ricicocco, dammi un segno di speranza. Due pali, due polac che pigliano un palo in da sensazione. Allora che è due polac che pigliano i palo? Come si può chiamare? Un palac? Che è? Chi sei Maranci? La cosa positiva, secondo me è giusto che siano andati in ritiro. Secondo me è giusto. Sanno ancora in ritiro? Sì. Ma lo so o non lo so? Lo so, ok. Sono andati in ritiro. Sanotto Insigne se ne è fiuto, l'hanno acchiappato a Baccatur. Che si voleva accuccare da mogliere. Questo pare che non fa bene, si non sa che la mogliere. Però l'hanno addormentato tutti nella stessa stanza. Stanotte dice che Manolas non posso andare nello stesso letto di Koulibaly. Ha detto, ma da mettere a me in uno mio. Io non mi fido di chi. Lozano, se senza un letto, hai tangiato a tempo di dormire, già mezzo campo, non ci sa bisogno. L'unica cosa è stato increscioso, un po' di polemica, Insigne si è voluto mettere vicino a Ospina perché ha detto che pugno. Forza Napoli sempre! Forza Napoli!